Se nella stesura del mio libro mi dovessi bloccare in una scena, mi devo incaponire a trovare la quadra o posso saltarla e andare avanti a scrivere anche dopo? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. Vi voglio leggere questo commento di Domenica Della Versana. Ho una prima stesura praticamente ultimata, ma un capitolo mi sta bloccando. Il personaggio è molto provato emotivamente e questo aspetto rende la stesura di questo capitolo piuttosto complessa per me. Non riesco a gestirlo per adesso. Posso proseguire col resto e tornare su questo capitolo in seconda stesura, magari scrivendo solo una bozza del contenuto senza mettermici veramente? Oppure sarebbe opportuno insistere finché non riesco a trovare una chiave per scriverlo? Allora, Domenica, partiamo dicendo che il fatto che tu ti sia un po' bloccata nella stesura del tuo romanzo è qualcosa di abbastanza consueto, soprattutto tra gli autori alle prime armi, ma in realtà ogni tanto succede anche a me. Una prima cosa che sicuramente ti posso consigliare di fare è di seguire scrupolosamente la struttura che ho spiegato all'interno dello scrittore speciale nel modulo 7 dedicato alle stesure, dove sono racchiuse tutte, praticamente una lunghissima serie di consigli, di procedure, di metodologie che sono orientate proprio a prevenire questo tipo di problemi, di prevenire il bloccarsi, di prevenire il dubbio se una certa cosa sia da fare in prima stesura o in seconda stesura, e lì probabilmente c'è già la risposta a questa domanda. Però per darti almeno qualche spunto di riflessione, ti posso dire che una cosa che dovresti aver fatto a monte è quella di scalettare tutti quanti i capitoli. Io non consiglio di procedere a scrivere completamente a braccio, a meno che non siate veramente molto esperti nella scrittura e il grado di complessità della vostra storia non sia molto contenuto. Quindi ci sono delle circostanze, alle mie spalle il Duomo, ci sono delle circostanze in cui succede comunque che ci si possa bloccare, si possa non riuscire a sentire il personaggio in un dato momento del suo percorso, anche se si è fatta la strutturazione a monte. Però diciamo che sono molto più limitati, ecco. Seguendo quella procedura, seguendo questa impostazione, è esattamente il tipo di cose che vengono molto ridotte. Può capitare che accadano lo stesso, soprattutto in romanzi ad alta complessità, e per complessità non intendo profondità tematica o cose del genere, dico proprio grado di complessità tecnica. Se ad esempio è un romanzo con continui salti di punto di vista, che ora segue un personaggio, ora ne segue un altro, oppure è un personaggio che è un romanzo che si svolge su piani temporali spezzettati, quindi un pezzo è ambientato prima, poi si vede un pezzo dopo, poi di nuovo un pezzo prima, poi di nuovo un pezzo dopo, eccetera eccetera, queste sono tutti quanti fattori che aumentano la complessità dell'intreccio e rendono più difficile, diciamo, il maneggiare intuitivo della sostanza narrativa, che è esattamente quello che devi fare in prima stesura. In prima stesura cos'è che devi fare? Ricordatevi sempre cosa vi spiego nello scrittore speciale. La prima stesura non deve essere bella, non deve essere sensata, deve essere completa. Deve contenere tutti gli snodi strutturali. Può non assomigliare minimamente all'aspetto che avrà il libro alla fine del libro, alla fine della stesura. Ok? Non incaponitevi. Non è importante che in prima stesura tutto quanto sia perfetto. Anzi, la prima stesura cosa vi serve? Vi serve a collocare e a disporre architetturalmente tutte le informazioni strutturali in modo che sorreggano le informazioni che devono seguire ad esse nei capitoli successivi. E se questa cosa voi non la fate, non potete abbracciare a colpo d'occhio in un singolo sguardo l'interezza della vostra storia, che è ciò che vi occorre per poter procedere a una buona seconda stesura, che è invece quando renderete bella e leggibile quella storia. Infatti la prima stesura della vostra storia, se la stendete come vi consiglio di fare, la stenderete di getto, velocemente, e sarà bruttissima. Nessuno la dovrà leggere, fa bene, anzi deve essere brutta, perché il suo scopo è soltanto fissare i contenuti e poi andare avanti.
Questo può significare che se avete già in mente un'elaborazione completa della vostra storia, in realtà non deve per forza essere brutta, può anche essere già passabile, anzi più scriverete più tendenzialmente imparerete come scrivere anche delle prime stesure che somiglino già abbastanza a delle stesure avanzate. Poi lì dipende anche da come siete fatti voi, dal modo in cui funzionate voi come scrittori. Però anche appunto a me, io pure scrivo ormai una delle prime stesure che non sono più orrende, ma sono abbastanza simili alle stesure definitive, ed è una conquista che ho fatto con il tempo. Anche a me ogni tanto capita di bloccarmi all'interno di una scena. Di solito succede quando c'è una scissione emotiva fra me e il personaggio, oppure quando c'è una, diciamo, una confusione architettonica del personaggio, delle funzioni che il personaggio assolve all'interno della trama. Di solito sono queste due cose che fanno bloccare in un capitolo di cui in teoria si sa che cosa occorre far succedere, ma che si arriva lì e non ci si riesce bene a orientare. La prima delle due, quella del non riuscire a, diciamo, sentire il personaggio e a seguirne lo sviluppo emotivo, mi pare che sia quella che hai indicato tu nel tuo commento domenica. E fra le due è sicuramente la più grave. È la più grave perché non dovrebbe assolutamente accadere. Non dovrebbe mai accadere che voi smettiate di sentire emotivamente un personaggio. Voi quel personaggio dovreste avercelo incredibilmente chiaro prima di cominciare a scrivere, e dovreste avere chiaro a come si presenta quel personaggio nel momento in cui iniziate a raccontare la sua storia e il modo in cui quel personaggio diventerà nello sviluppo, man mano che quella storia andrà avanti. È chiaro il discorso? E non dovreste mai perderlo di vista, non dovreste mai perderlo di polso, quel personaggio, perché quel personaggio è la chiave dei lettori al mondo narrativo e all'universo della storia, e quindi non dovrebbe mai essere barcollante la vostra presa su quel veicolo che è il vostro personaggio, il vostro protagonista. Veicolo è cardine di fatto, e quindi questo non è una buona cosa che tu, diciamo, non riesca a scriverlo perché lui si trova in una situazione di turbamento. Forse vuol dire che c'è qualche aspetto del personaggio che non hai ancora chiarito a te stessa, che non hai ancora sentito in profondità. E questo potrebbe significare che potresti avere un beneficio dal compilare, ad esempio, da fare qualche esercizio di affiatamento col personaggio. Compilare, ad esempio, l'intervista di 40 domande che c'è all'interno dello scrittore speciale per conoscere meglio il proprio protagonista, oppure scrivere qualche breve racconto in cui il tuo protagonista viene messo in condizioni di stress e viene costretto da una situazione critica a prendere delle decisioni difficili, che sono tutte cose, tutte tecniche che io insegno e che consiglio proprio per svolgere questi scopi, questi compiti. Però sono cose che andrebbero fatte prima di mettersi a scrivere. Poi non so se tu abbia già intrapreso uno studio professionale per la scrittura o se sia ancora in fase, come dire, di orientamento. Se devi ancora orientarti, ecco, sappi che quella cosa in cui la situazione in cui ti trovi tu potrebbe anche essere, diciamo, la cartina tornasole di un problema più ramificato. Se tu adesso ti sei bloccata per quel problema qua, c'è il rischio che ci siano anche altri problemi qui e là nel tuo romanzo di cui non sei consapevole, ma che comprometteranno la resa dell'opera stessa una volta che avrà incontrato il pubblico. Purtroppo ovviamente non possiamo saperlo a monte. L'altra motivazione possibile è invece quella che continua, in cui ci si blocca in queste circostanze, è quella che invece, diciamo, continua ad affliggere anche gli scrittori professionisti di tanto in tanto, ed è quella che ha a che fare con l'architettura narrativa. Quindi c'è il personaggio, si trova in una certa situazione, tu conosci, tuo autore conosci il personaggio, sai cosa farebbe, o comunque magari hai in mente due o tre possibili alternative su cose che potrebbe fare, ma non hai chiarissimo quale fra queste cose che il personaggio potrebbe fare in quella circostanza problematica sia più nell'interesse del libro che vuoi scrivere.
perché tu sai dove vuoi che vada a parare, ma non hai una piena, diciamo, un pieno controllo, una piena consapevolezza sul come arrivarci. E questo può in realtà capitare anche se si è fatto un buon lavoro a monte, anche se si è fatta una scaletta con tutte le informazioni necessarie e la si abbia svolta in modo completo. E questo perché talvolta, mentre si scrive, mentre la storia si dipana, si iniziano a percepire gli elementi costitutivi del romanzo in una luce più organica. Quella che prima era una gabbia, quindi un progetto, un blueprint, quando si fa la prima stesura ne si inizia a percepire il movimento interno, le pulsazioni, inizia a diventare qualcosa di vivo, qualcosa di pulsante con della carne addosso. E quello è anche il punto in cui di solito iniziate ad accorgervi se alcune delle cose che avevate scritto sulla vostra gabbia dei capitoli andavano nella direzione sbagliata. Ecco quindi che quando succede, e queste sono cose che possono succedere e che in linea di massima non dovrebbero preoccupare nessuno, perché vengono normalmente risolte strada facendo. La scaletta non è lì per essere seguita alla lettera meccanicamente dall'inizio alla fine, è lì per fungervi da sentiero in una giungla che dovete esplorare. È un sentiero che può benissimo essere abbandonato per esplorare strade nuove, piste nuove, se vi accorgete inoltrandovi che ci sono delle strade migliori, però almeno non vi perdete e se non ci sono imprevisti avete quello a cui rifarvi. Ecco, talvolta ci si blocca proprio per questa ragione, perché si arriva nella propria giungla narrativa di fronte a una sorta di bivio. Da una parte c'è magari il sentiero già previsto, il sentiero tracciato in fase di scalettatura, e dall'altra c'è una nuova strada che magari si è dipanata, si è presentata, ha iniziato a palesarsi solo a stesura iniziata e che potrebbe essere altrettanto buona, o magari ce n'è più di una. E viene il dubbio che magari non possa essere la scelta più indicata, questa seconda. Ecco, in questi casi non c'è un modo giusto a priori per procedere. Bisogna valutare caso per caso, sempre tenendo a mente che l'obiettivo primario di una prima stesura è disporre sul testo tutti gli elementi, gli snodi e le azioni principali, e della seconda stesura è trasformare la bozza in testo scritto per essere letto da altri che non siete voi. Ogni tanto a me capita in prima stesura, ad esempio, di passare in modalità sceneggiatura, cioè che c'è ad esempio un botta e risposta fra due personaggi che hanno una discussione vibrata e non mi metto lì a scrivere tutti gli action tag fra tutte quante le cose, metto soltanto quei due o tre che sono importanti perché sono significativi del linguaggio non verbale dei personaggi all'interno della conversazione, ma tutto il resto lo mollo e scrivo solo lei, lui, lei, lui, lei, lui, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è una cosa, e poi, cioè, consapevole che poi in seconda stesura tornerò su quel punto e lo espanderò e lo trasformerò in qualcosa di effettivamente leggibile, in qualcosa di più simile alla prosa di un romanzo e non a una sceneggiatura teatrale o cinematografica o televisiva. Perciò questo è anche il consiglio che do a te, lo do in coda al video, la risposta alla domanda che mi hai fatto, perché in realtà tutta la parte più rilevante per te da conoscere è tutto il resto che ti ho detto poco fa. Perciò la risposta alla tua domanda è: certo, sì, scrivi, butta giù solo pochi appunti, quello che ti serve da fissare per mandare avanti la scena, passa alla scena successiva lasciandoti alle spalle un buco da riempire. Scrivi la scena successiva, è molto probabile che entro i due capitoli successivi, poi dipende anche da quanto sono lunghi i tuoi capitoli e dalle situazioni, però più delle volte quando fai così, entro i due capitoli successivi ti vengono delle idee su come tornare indietro, intervenire e sistemare la prima stesura che hai lasciato buca. Attenzione però a questo punto a non cedere a quella tentazione, perché il mio consiglio è assolutamente di non farlo subito, di non tornare al brano che hai mollato lì e a riscriverlo, bensì di fissarti gli appunti
che ti sono venute in mente, le strategie, le soluzioni che ti sono venute in mente per aggiustare quel buco, e lasciare comunque il buco e andare avanti in prima stesura fino alla fine. Questo vi aiuta, ragazzi, vi aiuta a smettere di fare quella cosa che continuo a vedere che fate tutti nonostante ve l'abbia spiegato 100 volte, che è il non essere soddisfatti della vostra prima stesura. Come fate a non essere soddisfatti della vostra prima stesura? Non deve essere bella, non dovete poter giudicare la prima stesura. La prima stesura deve stare su quel cacchio di foglio e basta, non deve essere bella. E quindi la vostra idea di ma la prima stesura ha un buco, sono solo 2 appunti e poi sono passato al capitolo successivo, vi rimane lì come un tarlo che vi rode dentro e volete tornare indietro e aggiustare. No, non tornate indietro ad aggiustare quella roba lì, quella roba deve rimanere così, deve rimanere in quel modo. Poi ovvio non dovete neanche lasciar svanire le idee che vi sono venute, segnatevele nel momento in cui vi vengono, proseguite con il resto della prima stesura da lì in avanti come se aveste già apportato quelle modifiche che volete apportare retroattivamente e andate in avanti, solo in avanti, mai tornare indietro. La prima stesura è così, non si torna mai indietro dalla prima stesura, è come il Vietnam, ok? Questo lo dico per voi ragazzi, lo dico soprattutto perché molti di voi hanno poca autodisciplina. Per gli scrittori più autodisciplinati questa raccomandazione si può benissimo tralasciare, ma io non lo so chi vedrà questo video, chi è, quanta padronanza avete sulla tentazione di avviare dei loop di riscrittura infiniti. Io vi conosco a voi, ho aiutato decine e decine e decine, ormai penso anche più di un centinaio di singoli autori privatamente nel corso degli anni, e da vicino ho visto come vi bloccate, cosa affermate di fare e poi cosa effettivamente avete fatto e mi raccontate di aver fatto la volta successiva che ci vediamo, magari in capo a 1 mese o 2 mesi o 6 mesi, e puntualmente ricascate sempre in queste cose. Perché non mi ascoltate? Se non mi ascoltate, se non volete ascoltarmi, tanti auguri, arrivederci. Provate invece ad ascoltarmi una volta ogni tanto e vedrete che alla fine sarete contenti. La prima stesura fatela linearmente, dall'inizio alla fine, e vi prendete degli appunti di ritocco, di revisione, di aggiunta sui pezzi indietro. Dopo che avete scritto la parola fine, riprendete tutti i vostri appunti, ripartite dall'inizio e scrivete bene la vostra bozza, il vostro manoscritto. Quando state facendo questo lavoro e la state aggiustando, man mano che scrivete i capitoli in seconda stesura, aggiustati, belli, li mandate ai beta lettori. Fate come vi spiego in dettaglio nello scrittore speciale, con tutte le cose ben organizzate, spiegate, e tutte le altre trappole che incontrate durante queste fasi, una per una, descritte, in modo che possiate evitarle. Fatevi un favore, lo fate a voi assolutamente questo favore, non a me. A me personalmente, che seguiate quei consigli oppure no, non cambia moltissimo. Fatelo per voi. Va bene, arrivederci a tutti ragazzi. Ciao da Livio Gambarini.